Ciao bambini, buon pomeriggio, come state? Siete pronti per la storia di oggi? Allora, avete già trovato il posticino comodo? No? Dai, forza! Mettetevi comodi, aprite le orecchie e contiamo insieme. Uno, due, tre, si legge. Canaglia di Kerry Rust, edizioni Pulce. Il duca e Canaglia erano molto noti in città. Noti per le loro truffe e i loro furti. Noti per essere avidi e cattivi. Noti per gli scherzi crudeli che giocavano gli abitanti della città, per puro divertimento. Il duca conosceva ogni inganno possibile e immaginabile. E li aveva insegnati tutti anche a Canaglia. Ogni sera, dopo cena, mentre sorseggiava una tazza di tè, il duca si vantava di tutte le bricconate fatte durante il giorno e si sganasciava da ridere. Canaglia intanto si rotolava ansimando sul tappeto. Poi si trascinavano a letto per godersi un buon sonno ristoratore. Una mattina, quando andarono in pasticceria per la loro solita colazione, il duca e Canaglia scoprirono, con loro grande sorpresa, che c'era una nuova pasticceria. La signora Patel si era appena trasferita in città. Il duca era sempre felice di dare il benvenuto ai suoi arrivati. Quando il duca si allontanò per prendere il giornale, la signora Patel accarezzò Canaglia e gli diede un dolcetto squisito. Quella sera Canaglia si ritrovò a pensare alla signora Patel. Nessuno in tutta la sua vita gli aveva mai dato un dolcetto così buono e la cosa lo faceva sentire felice. Il giorno dopo, il duca trovò un modo per fare uno dei suoi soliti perfidi scherzetti. E per la prima volta, Canaglia capì che quello che stavano facendo era molto sbagliato. Subito dopo aver lasciato la pasticceria, l'affetto che provava per la signora Patel si trasformò in rabbia nei confronti del duca. Canaglia sapeva di dover fare qualcosa, ma cosa? Lui sapeva solo fare bricconate. Quando arrivarono a casa, Canaglia fece il primo dispetto al duca. Scendendo giù per lo scarico, il pane produsse un rumore sordo di risucchio. Gli fece un altro scherzo. Poi un altro. E un altro ancora. La storia andò avanti un bel po', finché alla fine il duca lo scoprì. Il duca era furioso. Nessuno gli aveva mai giocato un brutto scherzo prima di quel momento. Buttò Canaglia fuori di casa e sbatté forte la porta dietro di lui. Canaglia iniziò a vagare nella notte, bagnato ed infreddolito. La mattina presto, quando la signora Patel arrivò alla pasticceria, trovò Canaglia. Lui rimase tutto il giorno con lei, a guardarla lavorare. Non fece nessun dispetto, nessuna bricconata. Quando la pasticceria chiuse, Canaglia seguì la signorina Patel a casa. E lì rimase. Il duca continuò a fare mascalzonate senza Canaglia. Ma non era più la stessa cosa. Alla fine si accorse che il suo vecchio cane gli mancava più di quanto non avesse mai potuto immaginare. Così, in una notte buia, il duca fece i bagagli e lasciò la città. Si dice che il lupo perda il pelo ma non il vizio. Canaglia, però, perse il vizio di comportarsi male. Imparò a comportarsi bene. E se un vecchio cane che sembra un lupo può imparare a comportarsi bene, allora forse può farlo anche il duca. Bimbi, spero che la storia vi sia piaciuta e adesso corro perché devo scegliere quella per domani. Ciao!